Salve a tutti. Halloween, anche quest'anno ci sarà Halloween, ma quest'anno sarà un po' differente, con molte limitazioni. Allora, per l'Halloween di questo anno, che peraltro è anche un anno bisestile, 2020, ho in mente di realizzare qualcosa di molto utile in questo periodo, quindi una maschera, una mascherina. Ma non una mascherina di quelle che vediamo tutti i giorni, bensì la riproduzione, magari in una maniera più grottesca di quanto già non lo sia, la riproduzione delle maschere che si usavano durante le pestilenze, quelle che usavano i dottori, quelle lì con orribili, no? Con il magari un disegno rende meglio l'idea. Giusto, ecco, un disegno così. E ci proverò. Usando del semplice cartone e della cartapesta. Ora avremo sicuramente difficoltà a vestirci da dottore medievale perché è difficile trovare quel cappello lì, molto difficile. Allora la faremo utilizzando poi un semplice saio, un cappuccio, qualcosa così che rende ancora peggio, più brutta ancora la cosa. Proviamo e andiamo avanti. Passiamo in laboratorio. Per fare la maschera partiremo, come ho detto, dal cartone. Ho detto, non lo so, però sì. Adesso vado a rompere questa scatola, cercando di non romperla troppo, per recuperarne il cartone. Ecco qua. Ci vediamo tra poco. Ora queste parti che sono già piegate le sfrutterò per fare il becco praticamente. Allora, questi cartoni qui già sono piegati, li andrò a utilizzare per fare la parte che va sul viso e dove comincia il becco, ok? Considerando che io dovrò fare praticamente un triangolo che partirà da questa parte qui del viso, così. Quindi questi due cosi faranno parte di questi due cateti, l'ipotetico triangolo. La parte sotto invece la faremo con qualcos'altro, del tipo ad esempio questo, per esempio, che sta bene sotto, è tondo. Vedi, non buttando mai via nulla, oltre ad accumulare un mare di immondizie, però si diventa creativi. Non sono tutti d'accordo su questo discorso, soprattutto le donne. Ecco qua, questo sarà pressappoco uno dei due lati del naso, del nasone. Lo taglierò, poi lo userò prima per quest'altro, che andrà chiaramente messo al contrario, e ne farò due uguali. Braccio chiaramente mi ha fatto da idea, ma adesso vado un po'. Thank you.
Godson. Chiaramente non è che bisogna essere tanto precisi, perché già all'epoca erano grossolane, voglio dire, erano fatte presso a poco così, forse proprio anche di carta pesta, dice che c'era di pelle, chi, suppongo che comunque avranno anche utilizzato la carta pesta. Questi li mettiamo da parte, che possono essere sempre utili. Ecco qua. Ma adesso praticamente dovremmo riuscire a costruire il becco, cercando poi di, lo possiamo pure bagnare, perché così almeno si adatta meglio. Vediamo. Ne ho proprio uno. La bagnatina. We straight doing it. Questa parte qua del becco veniva praticamente riempita di essenze, di stendi, sì, di legni profumati, eccetera eccetera, perché lo scopo non era tanto quello di proteggere le vie respiratorie, perché nemmeno sapevano che cosa succedeva, e serviva semplicemente per parare i miasmi, cioè la puzza, perché loro pensavano che la peste venisse praticamente trasportata dalla puzza. In un certo qual modo magari era pure vero, ma non era proprio così. I dottori non toccavano mai i pazienti, avevano un bastone che avete visto già nell'illustrazione, un bastone con cui toccavano i pazienti, tanto poi alla fine se guarivano da soli bene, se no chi se ne importa, perché tanto non è che avessero le possibilità che diciamo abbiamo oggi.
facciamo così per il momento, usiamo quella come supporto, l'altro un po' di meno perché è troppo alta. Siamo in campagna, abbiamo anche giustamente le feste. Le veste, le ali. Sotto va la bocca e poi piano piano costruiremo la maschera dove vanno gli occhi, occhio veloce. Straight doing it.
What up, Don? E adesso andiamo avanti con lo scotch, eccetera, eccetera.